I Greci avevano già conquistato le spiagge di Ilio e la vittoria del giorno precedente aveva sollevato il morale di tutti i guerrieri achei, che credevano in una rapida vittoria contro Troia. Nella tenda di Agamennone, i principali capi parlarono di un assalto immediato alle mura di Troia, riflettendo se questa sarebbe stata la strategia più corretta. Il momento sembrava favorevole e il coraggio dei troiani doveva essere scosso. Agamennone dichiarò che, contrariamente a quanto avevano predetto gli oracoli, Troia sarebbe caduta facilmente e sarebbero tornati rapidamente a casa. I signori della guerra lasciarono la tenda, decisi ad assaltare la cittadella troiana quel giorno stesso. Sul suo carro, Agamennone guidò il gigantesco esercito verso le mura di Troia. Tutti marciavano con incrollabile determinazione, ma non avevano ancora un'idea precisa dell'ostacolo che avrebbero incontrato. La città di Troia non era difesa da un muro ordinario. Era più alto e più robusto di qualsiasi altra fortezza nel mondo. Quest'opera di ingegneria non poteva essere stata fatta da mani umane. I suoi costruttori erano infatti gli dei Apollo e Poseidone. Contrariamente a quanto pensavano gli Achei, la fanteria troiana rimase dietro le mura, pronta ad affrontare ancora una volta i Greci. Sopra le mura, centinaia di arcieri fornivano copertura alle truppe sottostanti. Senza paura nei loro cuori, i Greci avanzarono contro i nemici e una pioggia di frecce cadde sulle loro teste. I troiani combattevano in una stretta formazione difensiva, mentre l'esercito greco era reso sempre più debole dalle frecce che cadevano dal cielo. I generali greci capirono che un assalto diretto a Troia era impossibile in quel momento e ordinarono alle loro truppe di ritirarsi. Il comandante troiano Ettore e i suoi uomini festeggiarono dopo la loro prima vittoria sui Greci, dimostrando ai loro avversari che avrebbero combattuto fino alla morte per difendere le loro case e le loro famiglie. Non potendo attaccare direttamente le mura, i Greci optarono per assediare la città e costringerla alla resa per fame. Ma questa strategia non ebbe il successo sperato. Troia era una città enorme e aveva diversi alleati nella regione, che fornivano alla città rinforzi e risorse strategiche. Pertanto il blocco greco non funzionò in modo efficiente. Tra i Greci si diffuse la voce di una nuova profezia che poteva cambiare il destino della guerra. Ettore, figlio del re Priamo, conduceva sempre i suoi uomini in prima linea, ma aveva un giovane fratello di nome Troilo. Questo era solo un ragazzo, ma le sue incredibili abilità potevano condurlo a un destino glorioso. Il ragazzo era un eccellente arciere. Sui bastioni mostrò il suo talento, colpendo i suoi nemici con perfetta precisione. Era anche un formidabile cavallerizzo, cavalcando i veloci cavalli troiani senza sella né redini. L'intrepido ragazzo cavalcava fuori da Troia nella campagna, senza paura dei nemici intorno a lui. Una profezia diceva che se Troilo avesse raggiunto i 20 anni, avrebbe preso il posto di Ettore e condotto Troia alla vittoria. Per non permettere la consumazione del presagio, il potente Achille si offrì volontario per dare la caccia al giovane che minacciava lo sforzo dei Greci. Troilo portava spesso il suo cavallo a bere alla fontana di Apollo, un luogo sacro che nessun greco avrebbe osato vilipendere per paura della furia del dio. Ma al ritorno a Troia trovò una terribile sorpresa. Travestito, Achille tese un'imboscata al ragazzo mentre stava tornando. Troilo si voltò e cercò di tornare alla fonte, ma Achille, il guerriero dai piedi leggeri, gli corse dietro, e se il suo cavallo non fosse stato così veloce, sarebbe stato raggiunto. Proprio mentre il ragazzo stava per raggiungere la fonte, il suo petto fu trafitto dalla lancia di Achille. Lo spietato guerriero rimise il corpo del ragazzo sul suo cavallo e lo mandò in viaggio verso Troia. Alla vista del cadavere del ragazzo, tutta la città pianse come se l'eroe Ettore stesso fosse morto. Una delle speranze dei troiani era semplicemente svanita.